civico del Museo di Santa Marinella e dal gruppo archeologico delle Terre Pannoncenite, a nome del quale come socia sono Simona Mirazzi, vi saluto e vi do il benvenuto. Avremo modo di conoscere le ultime scoperte, le novità in relazione agli scavi di Castrum Novum direttamente dalla voce di alcuni dei tanti che attualmente continuano ad impegnarsi allo scavo per conoscere ma anche restaurare, promuovere in qualche maniera la conoscenza di questo sito romano. Le novità sono molte, gli interventi anche di un certo contenuto, quindi direi non perdere ulteriormente tempo in chiacchiere, tempus fugit, e di lasciare la parola per i saluti istituzionali, per primo al nostro sindaco Pietro Pidei. Allora, intanto buonasera. Diciamo, questa è un'iniziativa interessante, diciamo pure dal Comune di Santa Marinella, perché il Museo Civico è del Comune, se non si parla del Comune viene estraneo. Allora, io credo che oggi questa iniziativa sarà estremamente interessante, perché come voi sapete da qualche anno sono iniziati gli scavi a Castrum Novum, proprio effettivamente l'iniziativa ha preso forza, ha preso corpo da quando siamo riusciti ad avere dalla Regione un bel finanziamento che ci consente adesso di portare alla luce tutta la città, tutto il Castrum, che è una cosa, e lo vedrete dopo, una cosa estremamente interessante. Io, non nel merito, perché nel merito c'entrerà Flavio, il direttore del museo, voglio soltanto dirvi però che prima degli scavi c'è tutto un lavoro a monte. Intanto c'è l'acquisizione dell'area che non è nostra, e noi stiamo lavorando per prendere quest'area, che da una parte faremo un decreto di esproprio e ci metteremo immediatamente nell'area, perché in quell'area sono presenti le terme e addirittura il teatro, cosa che ce l'avevano 2000 anni fa e noi manco ce l'abbiamo ancora. In secondo luogo, perché ho avuto ieri il contatto con la famiglia Librandi che detiene quel casale, già l'ho abbandonato, e abbiamo contatti con Benigni per avere anche l'altro pezzo di terreno, perché nella intenzione del comune nostra è quella di avere un grande parco archeologico, non solo la parte degli scavi. Noi dovremmo avere un grande parco archeologico che ha una casa di visita al museo, che è quella casetta che dovremmo acquisire dalla famiglia Librandi, l'altra parte è quella della signora Piperno che c'ha l'altro pezzo dove si parcheggia adesso, e quindi la signora Piperno ha detto che sicuramente ci aiuterà e lo donerà forse gratuitamente al comune in cambio di un chiosco che vorrebbero mettere lì. Quindi, se voi pensate, alla fine di tutta questa, diciamo, storia, noi saremo in possesso, in proprietà, diciamo, dell'area degli scavi, che sarà totalmente nostra. Saremo probabilmente in proprietà anche di quella casetta e delle altre intorno, per cui noi nel giro di un paio di anni non è escluso che avremo la proprietà di tutta quell'area, e quindi avremo un grande parco archeologico, perché intanto questi 350.000 euro metteremo, voglio dire, tutta la parte di visibilità, del vetro, le passerelle e soprattutto la valorizzazione delle peschiere, perché cosa importante di questo caso, come Flavio dirà, sono anche le peschiere, perché i romani a suo tempo, che non si facevano mancare niente, c'erano il pesce fresco tutte le mattine, nel senso andavano là nella peschiera davanti al Castrum e prendevano i pesci. Che vuol dire questo? Che noi oggi dobbiamo mettere a visita anche le peschiere. Abbiamo la peschiera Punta della Vipera, che è veramente bellissima, che pochi conoscono, che quasi nessuno conosce, e noi viceversa vogliamo mettere in visita, musealizzare, come si dice, anche quella parte. Per cui immaginate voi che se domani noi abbiamo la possibilità di avere tutte queste aree, e non è facile, perché io ogni giorno mi devo confrontare con coloro che si sentono proprietari, anche se tu gli dici ma guarda che lì non ci può fare niente perché è vincolato, allora dice vabbè, ci posso fare niente, però l'ho dato. E quindi noi cerchiamo di farcela dare comunque, sapendo che comunque lì non ci potranno fare mai niente. Ma se leghiamo questo, e questa è la forza del nostro progetto, se noi leghiamo questa grande area archeologica riportata a luce e quindi musealizzata,
la leghiamo al parco che ci sta per dare il ministero, che è Torre Iaruccia, dove lì Guglielmo Marconi fece per la prima volta le onde corte che permisero poi di inventare la televisione, i telefonini, i radar, quindi ha rivoluzionato il mondo della comunicazione del mondo. Voi pensate che lì noi potremmo fare un grande parco scientifico, che è quello di Guglielmo Marconi, perché lì ci sarà un grande parco scientifico che adesso il Ministero ci darà gratuitamente dopo 2 anni di lotta che stiamo facendo, ce lo darà. E il parco archeologico che sta a 100 metri di distanza. Quindi se noi pensiamo al mondo dei romani, ma soprattutto al mondo dei crocieristi, noi avremo un grande, diciamo, numero di crocieristi a Civecchia, pensate, arrivano ogni anno 3 milioni e 200 mila crocieristi, che sono tanti, tantissimi, è il porto crocieristico più grande del Mediterraneo. Se noi abbiamo la possibilità di mettere a disposizione quel grande parco archeologico, così come ve l'ho descritto, e il parco scientifico Guglielmo Marconi, noi avremo un unicum, ma veramente un unico importante, che consentirà appunto anche quello di trarre, diciamo, profitto e occupazione per l'ente pubblico, che significherà che finalmente la cultura produce lavoro. Non è vero che con la cultura, come dice qualcuno, non si mangia, no? Viceversa, in questo caso sarà proprio la cultura che darà posti di lavoro e quindi porterà ricchezza alla nostra città. Io non voglio aggiungere altro, ma per dire che c'è questa sinergia tra l'amministrazione pubblica, il museo di cui Flavio egregiamente ne dirige le sorti, diciamo così, e penso che come dentro il castello, dove adesso avremo un terzo museo, che è il Museo della Manica Lunga, messo in piedi anche con l'Università e la Sovrintendenza, la Sapienza di Roma, abbiamo celebrato pochi giorni fa, 60 anni ed oltre, degli scavi di Pirci, che vi invito ad andare a visitare perché è una cosa bellissima, una città che sta venendo fuori a Santa Severa, che è la città di Pirci, dove non ci sono solo i monumenti, ma c'è un'intera città, addirittura con una strada che si estende per 10 km fino a Cerveti, perché Pirci era il porto di Cerveti e quindi Cervetus. Quindi noi abbiamo un patrimonio enorme, che è il patrimonio archeologico, credo che su questi 23 km dovrà costituire, se messo in rete, come si dice, dovrà costituire il futuro della nostra città, perché noi, anziché puntare alle case, a pensare alle costruzioni, noi dobbiamo puntare sul turismo culturale, archeologico e ambientale, perché come dicevo con la Egbert, e come dicevo con la sovrintendente e la rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, noi abbiamo dal confine con Cerveti, che è la macchia d'onda, con i militari, col monumento dei Pirci, con gli scavi di Pirci e il castello, abbiamo oltre 10 km, diciamo, di un grande sito ambientale e archeologico che costituisce sicuramente un punto d'attrazione. Allora, se voi pensate, di sotto questo grande punto di attrazione, di sopra Castrum Novum e in modo particolare tutta la parte di Torre Iaruccia, io credo che Santa Maria sarà un luogo veramente che può passare, non dico che Pompei sarebbe un'esagerazione, ma sicuramente è un punto sicuramente attrattivo e attraente. Quindi noi stiamo lavorando su questo, stiamo lavorando in sinergia col Castello, con l'Azio Greco, con la Regione, abbiamo qualche volta qualche problema, però io credo che se riusciamo a concretizzare questa forte sinergia tra Regione, amministrazione comunale, il Museo Civico e tutti coloro che sono oggi, io saluto sempre, anche se sembra che mi dimentichi, ma non mi dimentico mai, il presidente del gruppo archeologico Cerile, perché sono loro, anche poi insieme a Flavio, il perno di questa nuova attività che si sta sviluppando, e la presenza significa questo, la presenza così vasta vuol dire che certamente c'è interesse, ma questo interesse, se non viene suscitato dal gruppo archeologico, rimarrebbe un lavoro di Flavio e dell'amministrazione comunale che pochi conoscerebbero. Invece oggi siamo in grado di portare a conoscenza di un pubblico adulto e maturo, ma soprattutto anche colto o desideroso di arricchire il proprio bagaglio culturale, noi siamo in grado di fare di questa attività archeologica, che potrebbe essere una cenerentola e che invece domani può diventare la protagonista dello sviluppo del nostro paese. E queste iniziative si inseriscono in questo contesto. Vi ringrazio e soprattutto buona visione. Ora la parola a Paolo Fratarcangeli, delegata al Comune.
Flavio Neri. Ti ringrazio per questo applauso, magari fatelo poi alla fine dopo aver detto quello che vado a dire. E il sindaco ha fatto un'introduzione generale di tutto ciò che si sta facendo sul territorio e ovviamente la sottoscriviamo in tutto e per tutto. Io prima di fare l'intervento volevo semplicemente fare un saluto a tutti noi, a tutti coloro che si stanno impegnando poi fisicamente, concretamente, col cuore e con il cervello per fare quello che stiamo facendo, che è una piccola grande rivoluzione. In realtà il nostro comune ha, come dice anche il sindaco, l'onore di avere un museo che è marchio di qualità regionale da almeno 11 anni, sono 27 anni che lavoriamo sul territorio con la creazione dell'associazione di gruppo archeologico, già più di 200 soci, abbiamo fatto dei lavori incredibili, grandi ricognizioni, scavi, restauri, equipino anche noi tattiche nelle scuole, eccetera. Ed è importante questo discorso della sinergia, ma che sia una sinergia, cioè noi non siamo tra virgolette secondi a nessuno dal punto di vista di ciò che si sta facendo sul territorio, né all'università né alla sovrintendenza, perché se non era per l'attività del gruppo archeologico qui semplicemente non si sarebbe fatto nulla di ciò che abbiamo fatto a Castronovo, perché se aspettavamo la sovrintendenza e comunque l'università non si sarebbe fatto assolutamente nulla. Quindi plaudo ai cittadini, alle persone, ovviamente alla nostra amministrazione, al sindaco in primis che sta conducendo questo lavoro insieme a Paola Padarcangeli che è la delegata qua a Castronovo. E prima di raccontare ciò che stiamo scoprendo vorrei fare un applauso non a me ovviamente ma a tutti noi, cioè a gran parte delle persone che stanno qui dentro sono quelle che stanno facendo la differenza sul territorio andando fisicamente a scavare, a lavorare nelle scuole e a portare quindi un contributo fondamentale per la crescita civile e culturale di questa città e di questo paese. Cioè siamo un esempio importante che non c'è da nessuna parte, questa cosa va messa in evidenza. Perché è ovvio che l'università faccia la ricerca, è ovvio che la sovrintendenza faccia la sovrintendenza, ma non è ovvio che esista un laboratorio dove cittadini, Mario Rossi, cittadino Mario Rossi può partecipare, crescere culturalmente partecipando allo scavo e arricchendo se stesso e contemporaneamente arricchendo tutti gli altri, perché quello che viene fuori appartiene a ognuno di noi, ma appartiene poi alla comunità. Quindi è un impegno civile e culturale, secondo me, unico nel territorio che va valorizzato solo per questo motivo qui, oltre che per i grandi risultati poi scelti. Che ha portato. La faccio bene, lascio della cittadinanza, della città. Abbiamo tutti questi grandi, questo grande bacino di culturale, di fatto di archeologia, di ambiente, di storia, partiamo dai Punici, arriviamo di Etruschi, Romani, quello che, senza trascurare il patrimonio che abbiamo di Ville Liberty per arrivare ai tempi diciamo, quasi moderni. Quindi l'impegno nostro è grande, c'è tanto entusiasmo, anche l'ultima l'operazione che abbiamo fatto insieme a Flavio Neri con l'amministrazione, la musealizzazione della casa comunale, che invito tutti i cittadini, i presenti e anche non presenti, a venire a visitare. È una grande opera di divulgazione, divulgativa e di conoscenza e anche didattica, perché noi speriamo che chi viene in comune per fare un certificato, per parlare con il sindaco, per fare una pratica, mentre sale le scale si guarda intorno e vede quello che c'è appeso, perché questa è la nostra ricchezza. Cioè questo è quello che ci abbiamo intorno, il nostro patrimonio, dobbiamo amarlo, tutelarlo e valorizzarlo. Quindi il nostro intento sarà quello di far crescere la comunità economicamente attraverso la cultura, il turismo culturale, il turismo ambientale e anche far crescere la consapevolezza dei cittadini e di chi ci viene a trovare della bellezza del nostro territorio, tutti insieme, amministrazione, cittadini, associazioni culturali, enti superiori, enti preposti, ma tutti insieme con un obiettivo unico che è la crescita di questo meraviglioso territorio. Grazie a tutti. Un ultimo saluto istituzionale da parte del presidente del GATCIA, gruppo archeologico del territorio Gelide, Paolo Marini. Applausi.
possiamo andare molto. L'hanno detto diciamo, una parola molto brutta, però l'hanno detto i politici, il nostro signorino, la nostra delegata, l'hanno detto, cioè siamo un valore aggiunto. Senza di noi molte cose si sarebbero fatte. Se non davamo una spinta iniziale, anche il Castello di Santa Severa era sbloccato, perché nelle giunte precedenti il Castello di Santa Severa era stato messo in vendita. Noi con le associazioni non l'ho voluto dire perché può darsi che qualcuno da dentro non garantiva quella persona, perciò abbiamo sbloccato alcune situazioni, abbiamo sbloccato la situazione di Castelnuovo perché ci siamo inseriti tra alcuni inni di altre associazioni e di alcune difficoltà da parte dei ministeri. Finalmente abbiamo avuto l'autorizzazione, questa è la prima volta per un anno, perché avevamo dei partner stranieri prestigiosi, fino ad arrivare ora che abbiamo l'autorizzazione allo scavo e alla conservazione triennale. E siamo una delle pochissime associazioni di volontariato d'Italia che si possono beneficiare di questa possibilità di fare. Non è facilissima. E cosa posso dire di più? Ognuno di voi che sta su, che si sporca le mani con la terra fino a stamattina, ho due nel cuore, due zappatori picconatori. Fatto un rapido calcolo che in un mese hanno spostato 10 tonnellate di terra. Non c'è da dirvi, e sono cosa posso dire? I fratelli Giorgi delle Peschiere, i nostri amici e i nostri partner dello Yacht Club che vedo qua davanti e di cui noi ci siamo associati, quindi pure loro fanno parte della nostra grande famiglia. Siamo tantissimi, siamo quasi 200, ma anche più di 200, gli operativi leggermente di meno, ma pensate con l'indotto delle famiglie e delle conoscenti, la maggior parte di questi signori sono di Santa Marinella. E qua i politici quando avanti mi guardano, certamente, e poi avremo altri discorsi in un secondo momento. E, però ogni tanto ci ignorano perché quando si passa al gradino superiore il volontariato ancora è una cenerentola, mentre in effetti per legge attualmente esistono tre soggetti giuridici, il pubblico, il privato e i nostri gruppi di volontariato. Fra poco ogni azione in ogni comune d'Italia che si dovrà prendere dovranno anche fare, diciamo, i conti volontariamente con un personaggio che rappresenti i volontari del territorio. Ancora è in gestazione questa cosa, la legge però già c'è e parla chiaro. Quindi grazie a tutti voi e grazie a tutti noi che portiamo avanti anche volontariamente e senza scopo di lucro, soprattutto, e poi io alla fine del discorso vi dirò, signori miei, il 5 per 1000 l'avete sottoscritto per la nostra associazione che fa tanto per il territorio, i vostri genitori, i vostri parenti lo stanno facendo, perché ecco le pubblicazioni che abbiamo, costano tutte queste cose, noi ci tassiamo dei rischi liberi. Se non c'era ora, per esempio, ultimamente, non vedo Rango, Francesco Rango, cioè, eccolo là, lui ha portato degli amici suoi che sono riusciti a capire il nostro spirito e siamo riusciti attraverso lui e la loro sponsorizzazione della QLE, una società, siamo riusciti a mettere nel comune di Santa Marinella un'esposizione permanente di cose archeologiche che stanno nel territorio e non è poco. In più abbiamo avuto anche un'altra piccola sponsorizzazione sempre da questo nostro benefattore
danno perché